La settimana scorsa abbiamo condiviso la parola Ezechiele col valle degli ossi secchi, ossi degli uomini morti. Last week we spoke about Ezekiel, the valley of the dry bones, praise God. And we established that God was speaking about the awakening, the quickening that is performing in our lives today. Hallelujah. Amen. A quickening, an awakening. Because the Spirit of God is the breath of God. The Spirit of God is breathing on His people today. Hallelujah. Amen. And the Spirit of God is the inspiration of the Almighty, awakening man back to his life in God. Hallelujah. Amen. Abbiamo stabilito la settimana scorsa che il soffio di Dio con cui Ezechiele ha soffiato su quel ossi, hallelujah, portandoli nella vita, rappresenta lo Spirito di Dio. Questa è l'opera del Signore oggi. Egli ci sta portando alla vita. Alleluia. Finché viviamo assente della vita del Figlio di Dio, siamo già morti. Alleluia. Egli è qua per portarci a quella realizzazione che in realtà siamo figli di Dio. Gloria a Dio. Amen. Oggi ho un altro cosa I condividere. Today I have another thing to share with you, praise God. Hallelujah. And this is talking about stirring up the gift of God in us. Hallelujah. Ravvivere il dono del Signore dentro noi. Amen. Stir up the gift of God in you. Hallelujah. Amen. I want us to understand, as it is written, all have fallen short of the glory of God. Come sia scritto, tutti hanno, diciamo, peccato e sono diventati privi della gloria di Dio. Tutti. Siamo tutti nella stessa barca. We are all in the same boat. Amen. Amen. He didn't say that the pastor did not sin. He didn't say that he's the mother that have sinned. He didn't say that it was the Buddha who that have sinned. He didn't say it is the drunkard that have sinned. He said, all have sinned and fallen short of the glory of God. Hallelujah. Amen. Tutti hanno peccato e sono diventato privi della gloria di Dio. Hallelujah. Quando conosciamo questo, noi non possiamo accusare l'uno gli altri. Esatto. Non possiamo condannare nessuno. When we know these things, we cannot point the finger to another person. When you know this thing, you cannot look down on another person. See? Because when you look at another person, it means that you are perfect. That means you do not need a redeemer. Amen? Amen. So we are not here to accuse people or to look at people's past. We are not here to find out what you are doing in your house or to peep at you. Everybody is here to receive from God and face his own direction. Noi non siamo qua per, diciamo, per fare la pettegolezza, per puntare la dita, per dire che questa persona ha fatto questo persona non ha fatto questo. Noi non siamo qua per accusare i fratelli o né condannare nessuno. Siamo qua per ricevere dal Signore e crescere nella grazia. Alleluia. Questa è la base della nostra fondamento, perché siamo tutti chiamati con la grazia. We are all called by grace. When you know you are called by grace, you don't sit at the back and start to assess your pastor, looking for faults in his life. And it's not the pastor's business to begin to assess you looking for faults in your life. Amen. If I stand here, I am seeing the glory of God. Amen. In you. If I'm standing here, I am seeing what God is seeing in you. Praise God. Amen. Hallelujah. That's why people cannot understand me. When they see me, they say I move with sinners. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. I can give the pulpit to anybody. Amen. Hallelujah. The gentleman capiscono. Dicono che io cammino con I peccatori. Gente che fanno questo, quella non è mio interesse. Amen. Quando
no vedo le persone, io vedo la gloria di Dio in loro. Li vedo come i padri li vedono. Hallelujah. This is the first step to our purification. Questo è il primo passo alla nostra purificazione. Di cominciare a vedere le cose come Dio vede le cose. Perché Dio vede in te il suo figlio. God sees in you his son. God does not see a sinner. See, the Bible says that God is too holy to be unseen. God cannot see sin. It is you that you are condemning your own sins and your trespass. God is not involved in that. Hallelujah. Dio non vede il peccato nel uomo. Dio vede il figlio. Hallelujah. Se camminiamo nel menzogna, soffriamo tante cose, ma in mani di Dio non ci entra nulla. Alleluia. Dio non condanna nessuno. Alleluia. Se tu hai un figlio e dici a tuo figlio, non vai a toccare il fuoco, non vai lì, è pericoloso, ti brucia. E tu vai lì a metti tua mano e ti brucia. Non è il padre che ha messo la mano lì. È il figlio che ha messo la mano lì. So if God tells you, don't do this. Don't put your hand in fire. Don't go that way. And you go and put your hand in fire. Is it God that put your hand in fire? No, you are yourself. You are your own. Praise God. This is why God told Adam, who told you are naked? Because God never stopped seeing Adam as his son. If you read the Bible in the book of the genealogy of the creation, it says Adam was the son of God. Go back home and look at Matthew. Say, leggi la genealogia della Bibbia, si vede che Adamo era figlio di Dio. Si vede questo nel Matteo. I primi capitoli di Matteo. Hallelujah. Dio, God was Adam's father. Hallelujah. Ma Dio, Adamo ha perso quel passaporto, ha perso quel diritto nella trasgressione. Però Dio ha sempre chiamato lui padre. Hallelujah. That is why the gospel has come today. Amen. To bring us back. That same voice that said, who told you you are naked, is that same voice that was walking in Jesus when he walked upon the earth. Amen. Is that same voice that came down to the earth, to the dust, because man, in the translation, went into the dust. He descended into the dust. So that voice had to put on the form of flesh to come down to convince man and to return man to his glory. Hallelujah. Quel voce del padre che chiese a Adamo, Adamo, chi ti ha mostrato nudo? Quel voce è quel voce che era nel Gesù Cristo, cercando di convincere gli uomini, alleluia, della loro rettitudine in lui, della loro gloria in lui, alleluia. Perché Dio non condanna nessuno, alleluia. È una cosa importante. Se leggiamo Marco capitolo 6, 34, tu puoi leggere? Sì. Marco capitolo 6, that's Mark chapter 6, verse 34. And Jesus, when he came out, saw much people and was moved with what? With compassion towards them. Because they were as what? Sheep, not having what? Shepherd. A shepherd. Shepherd, not shepherd. And he began to teach them many things. Amen? Amen. Poi, leggere. E Gesù sbarcato vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese a insegnare loro molte cose. Amen. Let's stop here. Now, when Jesus saw this multitude and had compassion upon them, what was he seeing in them? Ma che cosa
Jesus veniva in questi folli, in questo popolo, perché Gesù ha avuto questa compassione su questi uomini? Perché? Because Jesus knew where they came from. Jesus Christ knew the riches in glory. From whence they came from, Jesus sapeva la loro provenienza. Quando vedeva gli uomini, lui conosceva la loro provenienza, cioè dalla gloria del Padre. Per cui lui era scommosso, aveva compassione a loro. This is why he was so moved when he saw them. How have you fallen so low? Hallelujah. Amen. Remember from whence you have fallen, sons of God, stars of God. Hallelujah. Ricorda da dove sei caduto. Ricorda se stesso nella gloria. Gesù conosceva chi loro era provenienti dalla gloria del Padre. That's why he called them brothers, sisters. E per questo motivo Gesù li ha chiamato fratelli. Perché noi siamo del stesso Padre. Amen. Del stesso gloria. Amen. Alleluia. Jesus had compassion upon them. He saw them as stars, fallen stars, sons of God. And the first thing that Jesus did was to do what? To teach them. La prima cosa che Gesù fece era insegnarli, insegnare la parola. Ha visto l'importanza della parola? Insegnare la parola. Alcuni di voi vogliamo qualcuno che viene con per comandare un miracolo nella nostra vita, per cambiare la nostra vita in un attimo. Tanti gente cercano questo tipo di cosa, ma non funziona così. It does not work like this, brethren. Many people expect somebody to come and just lay a hand on them, and all their problems are what? Are gone. Amen. You want somebody to just lay his hand on you, and suddenly your bank account is filled up with money. You want somebody to lay his hand on you, and all your problems are solved. It does not work that way. Jesus Christ touched them. He sat down the water to touch them, because teaching them brings what they really, yes, they are sick. Amen. Hallelujah. Gesù li ha insegnato perché sapeva che la parola è ciò che porta la guarigione. Yes, it's life. Hallelujah. Amen. Non qualsiasi tipo di parola, eh? Perché c'è qualche parola che è fuori lì che ti porta ancora nel yogo. Hallelujah. Amen. Not every type of word, brethren. Not every type of what? Word. Because there's a word that will only take you back into what? Bondage. Bondage. Praise God. I've met many Christians who are living in fear and in bondage. Bondage to the doctrine they've heard from their pulpit. Christians are the most tormented people in the world. They are two times sons of what? Hell. Hallelujah. As compared to chi i cristiani, maggior parte sono le persone più tormentate nel questo mondo. Perché non sono in pochi che hanno la parola di Dio. Hallelujah. Perché la parola di Dio ha solo un scopo, solo un motivo, cioè di portare l'uomo a quel gloria per il tutto. Alleluia. The glory of God has got one reason that he comes to you, and that is to restore you back, yes,
to your glory in God. Don't you know that you are the stars of God? Don't you know that you are the sons of God? Don't you know that you are the sons of the morning? Non, ça peut être qui voit cette les stèles de matin. C'est le fils de Dieu. Pierre a de grâce. Elle y a quoi de potentia Cristo orienta oggi. Alléluia. Et que Cristo condividiamo la parola. This is why we are here today, communion with one another. Hallelujah. We are communion with one another so that we can grow in this knowledge. Praise God. And this is a very, very important. Amen. God wants us to know that every child here has the capacity to function as God. Amen. Upon the earth. Dio vuole che noi tutti capiamo abbiamo la possibilità di funzionare esattamente come il nostro padre sulla terra. Abbiamo quella licenza di camminare come Dio sulla terra. Alleluia. In realtà è noi, le nostre opere, noi che crediamo, è di manifestare il Padre Dio al mondo. Our charge as Christians is to manifest what? God upon the earth. Hallelujah. Thomas asked Jesus, show us the Father, show us God. And Jesus Christ told him, haven't you seen me? Tommaso acquiesto da Gesù, facci vedere Dio, io volevo vedere il Padre. Ma Gesù ha detto, ma Tommaso, io sono con te questi mesi, questi anni, e tu non mi conosci ancora? Non credi chi è il Padre, chi è me, chi fa tutte queste opere? Don't you believe that it's the Father in me, walking in me, God walking through me? Then if you look down the verses, he says that the works that I do, you will do also. Said David, avanti, Gesù ha dichiarato che le opere che faccio io, farete anche. Ma quale sia questa opera? What is this work? It's to manifest God. Amen. It's the mission of godliness. Quale sia questa opera che noi dobbiamo fare? L'opera principale che noi dobbiamo fare è di manifestare il mistero di Dio sulla terra. Alleluia. Amen. We have the possibility to operate as God upon the earth. Amen. Praise God. Hallelujah. It does not matter where you are coming from, what you have done, God is not interested. You see, it doesn't matter if you are a murderer. God is not interested. That is on a human level. God is higher than that. Hallelujah. Amen. Non importa ciò che abbiamo fatto come uomini, non importa. Non può cambiare la realtà della verità. È una cosa meravigliosa. Hallelujah. Amen. And you see, Jesus Christ came to lift every man up back to that high level of faith that represents God. Hallelujah. Because we know that everything that is formed, both visible and invisible, came out of what? God. Of God. Do you believe that you are in God? Yes. Hallelujah. Amen. Gesù è qua per sollevarci, per portarci alla gloria. Hallelujah. Affinché possiamo operare di nuovo come Dio, come era dal principio. Gesù ha dichiarato che voi siete stati con me sin dal principio. Jesus declared that we were with him from the beginning. Amen. When he created the heavens and the earth, we were what? In him. We were with him. And I was putting in lui sin dal principio. Questo è il mistero dell'Evangelo che predichiamo. Hallelujah. This is the mystery of the gospel that we are preaching. Hallelujah. And Jesus Christ was manifested to gather the sons of God.
back into their glory. Ele è stato manifestato per portarci di nuovo a quella gloria perduto. Ora è il momento. Alleluia. Se leggiamo veloci Marco capitolo 10 versetto 27, Mark 10:27. Some things are going to see that I will shock you. Marco 10:27. Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Amen. 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 And Jesus did what? Looking upon them, said, with men it is what? Impossible, but with God all things are impossible. Now go to Mark chapter 9 verse 23. Marco 9 23. Giriamo. Marco capitolo 9 verse 23. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Marco 9 23. E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Can you link these two verses? Yes. Puoi collegare questi due versetti che abbiamo appena letto? Jesus Christ says, with God all things are possible. Then Jesus Christ turns around and says again, to him that what? Believes all things are possible. Versetti insieme, Gesù ha dichiarato che con Dio tutti sia possibile. E poi dopo Gesù disse ancora a quelli che credono tutti sia possibile. Si vede che la capacità di operare come Dio è dentro noi. You see that the possibility to operate as God is within every man. He says, so those that believe, all things are possible. And he says, with God, all things are possible. With man, it's not possible. As a man, when I say as a man, I'm talking of a fallen man. Hallelujah. Amen. Everything she can con Dio tutti sia possibile. Man non è così con uomo. Quel uomo lì è uomo mortale. Si tratta di quel uomo caduta nella trasgressione. Alleluia. Ma sappiamo che noi non siamo più umani. Alleluia. Those of us who enter into the glory are no more what? Children of, are no what? Ordinary men, but we are what? Sons of God. Amen. Amen. We are what? Sons of God. No more mortal men, but what? Sons of God. And they are not the same thing. E se non figlio di Dio, non è uguale ad essere un uomo della terra. Alleluia. La Bibbia ha parlato di due uomini. Uno della terra e uno che è celeste. The Bible speaks about two men. One who is what? Of the earth. And one who is from what? Above. That one who is from the earth is of the earth, is terrestrial, mortal man. But the one who is from above is what? Is above all. And that is the Lord from heaven. Thank you, Jesus. Quella chi è della terra è uomo mortale. E quella chi è dal cielo è al di sopra di tutti. E lui stesso è il Signore. And the Bible says that we are born the image of the earthly man. That is in the transgression, we are born the image of the earthly man, and we shall also bear what? The image of what? The heavenly man, which is the Lord from heaven. La Bibbia dice che anche se abbiamo
indossato l'identità del quell'uomo della terra. Indosseremo anche quell'immagine dell'uomo dal cielo, cioè il Signore stesso. Alleluia. Ha visto che la nostra trasformazione è da essere umana ad essere figli di Dio. Our transformation or conformation is what? From being that which is earthly to that which is what? Heavenly. Heavenly. Praise God. Amen. Hallelujah. That's what the Lord was showing his sister the other day, the other moment. Amen. See, that where we come to lift us from the earthly and transform us. Amen. See, when the Holy Ghost, you know, when the fire of God comes, the fire of God does not come to destroy people. It comes to destroy the things of the flesh. Yes. When you hear of God is a consuming fire, God does not consume the Christ in you, He consumes the flesh. Hallelujah. Amen. Lo Spirito di Dio, come quel ciclone che ha portato Elia in cielo, sta portando gli uomini, innalzando gli uomini dalla terra oggi. Ma questo volta in modo spirituale. Amen. Hallelujah. Amen. Quel fuoco, quando sente il fuoco di Dio, il fuoco di Dio non fa altro che distruggere le cose della carne. Hallelujah. Il fuoco di Dio non distrugge l'anima dell'uomo, bensì le cose della terra, quel mente carnale. Alleluia. Amen. È una cosa meravigliosa. Amen. Glory to God. Alleluia. Amen. So we are seeing a mystery here. Thank you, Jesus. God is telling us that we can operate as God. Alleluia. Upon the earth. With God, all things are possible. Them that and God is giving us today a measure of faith. Jesus. There's already a measure of faith in every man. Do you know that? Yes. Existe già una misura di fede dentro ogni uomo. Ma quel misura di fede deve crescere come quel piccolo semi di un shinape. Have you heard of the mustard seed? The little seed. It might be small in us now, hallelujah. In some people it might be small. Some people might lack faith. Isn't it? Yes. Pastor, pray for me. You know it's lack of faith that makes people steal? You know that? Yes. Praise God. You see, people, we as men, it's very easy to condemn. It's lack of faith that makes people do the things that they do in this world. E la mancanza di fede che ha causato tanti problemi nel mondo oggi. Gli uomini camminano senza la fede. Hallelujah. But if we can recognize this seed in us today, which we call the Christ in us, is there. Hallelujah. If we can recognize this seed, se possiamo riconoscere questo seme che è già depositato in noi oggi, possiamo entrare nel quello di realtà dove ovunque tutte le cose siano possibili. Gloria a Dio. Hallelujah. Amen. If we can discover that seed in us, we can enter into a realm where all things are possible. Amen. Hallelujah. That is God's realm. Hallelujah. And that is where God wants to lift everybody to. Hallelujah. He's here to bring everybody back to that faith. Praise God. And this is why the gospel is being preached. Amen. The word of God comes to water that seed. Amen. La parola di Dio viene per annaffiare quel seme che è dentro noi. Hallelujah. Possiamo avere questo seme, ma se questo seme non è curato, non puoi crescere. If this seed is not taken care of, it will not grow. If you pour acid on the seed, what will happen? Praise God. And our possibility to prosper and to reign in life depends on how we can allow that seed grow into maturity. Hallelujah. La possibilità di vivere una vita vittoriosa ogni cosa
Di regnare da figli di Dio dipende come teniamo quel seme in noi. Alleluia. È come una donna che è incinta. Alleluia. Ovviamente in quei mesi quando lei è incinta, lei deve curare bene quella cosa dentro la pancia, se no rischia di abortire ciò che è nella pancia. Alleluia. In other words, when a woman is pregnant, amen, she has to take care of this baby, amen. There are certain things that you do that you cannot do when you are pregnant. Isn't it? And if you do these things, you risk aborting the child. Praise God. And per questo motivo, tanti persone hanno abortito quel seme in loro. Hallelujah. Many have been through abortion again and again. And from abortion to abortion, amen. Problem to problem. That is why we are having problems in our life. Amen. Per questo motivo, abbiamo problemi nella nostra vita. Perché that seed of God in us has not been growing. Hallelujah. Giriamo veloci. Turn to 2 Timothy. Chapter 1 verse 6. Capitolo 1 verse 6. 2 Timothy 1 6. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, per l'imposizione delle mie mani. Leggi 7. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. Alleluia. Fermiamo là. Alleluia. God has what? Given us. He said that what? Wherefore I put thee in remembrance. That you stir up. What is really? Please try and give her the mic. Amen. Or give it to her. Oh, it's not on. It's on. Okay. Hallelujah. 2 Timothy chapter 1 verse 6. Wherefore, I put in remembrance that thou stir up the gift of what? God. Which is in thee by what? The putting on my hands. For God has not given us what? The spirit of fear. Fear, but the spirit of power. Love. Hallelujah. And a sound mind. That sound mind is the mind of Christ. Amen. It's not a human mind. Eh? Praise God. Amen. Stir up the gift in you. Stir it up. Hallelujah. Ravivare. Quel dono chi è in te. Alleluia. Non possiamo lasciarlo così, se no moriremo come gli altri uomini. Alleluia. If we do not activate, stir up that gift in us, what happens? We die off as what? Any other man. And that is not the will of God for us. Praise God. God has given us a spirit of what? Power mind, not a spirit of fear. See, when we stir up the gift in us, we can begin to walk in the boldness of the Son of God. Amen. And He wants power. Praise God. Amen. That power that created what? The heavens and the earth. Quando ravvivano quel di dono che è in noi, possiamo camminare di nuovo nel potere e nella gloria del Padre. Alleluia. Però dobbiamo per forza esercitarci nella pietà, nel quel mistero della divinità. We have to, by all means, praise God, exercise ourselves in the things of God, in the mystery of God. Alleluia. When we meet as brethren, we share the word with one another. Quando incontriamo ci come fratelli, cosa facciamo? Condividiamo la parola. Alleluia. We don't meet to gossip. Non incontriamo per pettegolezza. Alleluia. Gloria. Alleluia. We don't meet to point fingers at other people. Alleluia. Amen. We meet to
edify ourselves in the faith of our Lord Jesus Christ. Quando incontriamo ci non incontriamo per puntare la vita, bensì per educarci, edificarci nella conoscenza del Cristo. This is the communion that God told us to do. When he says, do this in remembrance of me. Questo è il comunione di cui Gesù parlava quando disse, fatti questo in ricordo di me. It's not about passing bread up and down on trays. All that is just in carnal religious interpretation. Amen. I know many people, they fight me over this thing, but I'm just telling the truth. It's what God has shown me. See, Jesus Christ never meant that you cut bread and you confess your sins, then you drink and say, oh, Jesus, forgive me. No. What we are doing now is that we are sharing the bread. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. And what is happening is that there's a remembrance of the Christ in us, Amen. Which is the gift in us, which is the thing that we are called to stir up in us. Mentre condividiamo la parola insieme così, abbiamo comunione. E molto più di carni, di pane fisica che passiamo nelle chiese. Quali sono le religioni? Si tratta di comunione. Stiamo cibando sulla parola del Padre. E mentre cibiamo su questa parola, c'è un ricordo. Oh, questo pane si provoca un ricordo del Cristo in noi. Questo è quel dono che è in noi. Ciò che cerchiamo è dentro noi. Amen. What you are looking for is already here in you. Amen. That mustard seed is what? Here in you. The kingdom of God is where? Yes, in reino di Dio è dove? Dentro te. Quel piccolo sinape è dentro te. Ma l'idea è di farlo crescere. Alleluia. Amen. It has to grow. Alleluia. Amen. This is our salvation. To realize our true glorious self. Because you are glorious. Alleluia. Thank you, Jesus. Tu sei glorioso. Il Padre vuole che noi riscopriamo questa gloria perduta, alleluia. Questo è l'Evangelo, dobbiamo ricordare, alleluia. L'Evangelo è di portarci a quella conoscenza del Cristo in noi. Siamo tutti figli di Dio, alleluia. Siamo chiamati a esercitarci in questo mistero, alleluia. Se vogliamo camminare in quelle dimensioni di miracoli, dobbiamo ravvivare il dono in noi. Amen. If you want to walk in the power of the resurrection, if you want to walk in newness of life, praise God. Amen. If you want to experience prosperity, healing in our lives, every aspect of our lives, our emotions, our families, it is what? By bringing out this gift in us, praise God. Se cerchiamo a guarigione nella nostra famiglia, la nostra vita personale, alleluia, e tutto quanto dipende come possiamo far crescere ciò che è dentro noi, alleluia. Now I'm going to finish with the parable of the talent. Praise God. Amen. You know when you are speaking in English and Italian, it's two times. Yes. So if I'm preaching, I'm supposed to preach 30 minutes for 1 hour. Alleluia. Alleluia. Parliamo adesso di quel parabola dei talenti nel libro di Matteo capitolo 25. Matteo capitolo 25. Alleluia. Okay, let me go to the last one, sure. Not only when you get generally the laugh, sure. He will laugh at you. He will say, praise God. Amen. 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 Hallelujah. Okay. Leggiamo da versetto 14, ma è un po' lungo.
per cui io ti dirò quando fermo. Vai. Inoltre Matthew chapter 25 verse 14. Inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. E uno diede 5 talenti, e a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E subito partì. Ora colui che aveva ricevuto 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente, anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, il signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. E il suo signore gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato tanto fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andata a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il Signore rispondendogli disse: Servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così il mio ritorno avrei rimosso il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridore di denti. Alleluia. Praise God. Now just read the parable of the talents. I know you all have read this before. We don't want to go through that again, do we? No, praise God. Hallelujah. The parable of the talents. Parabola dei talenti. È un parabola molto spirituale. È un parabola molto importante. Hallelujah. Amen. It's very important, this parable, because Jesus is demonstrating to us that inside of us there is a deposit. There is a talent that is already deposited in us. Hallelujah. Dentro ogni uomo c'è un talento, un deposito, cioè il Cristo in te, lo Spirito, la parola, è già dentro noi, alleluia. È una cosa affidato a noi, alleluia. È la nostra possibilità di prosperare, dipende da ciò che usiamo con questo talento. See, the possibility of we prospering in life. Now, when I say prosperity, I'm not speaking about just human, but talking about God prosperity. Hallelujah. Amen. Oh, praise God. Hallelujah. Hallelujah. To prosper in life, in eternal life, we must recognize this talent and multiply this what? Talent. Hallelujah. Per regnare nella vita, per entrare nella gioia del nostro Signore come quelli servi fedeli, dobbiamo per forza mettere in uso quel talento che Dio ha depositato in noi. Alleluia. Praise God. È una cosa molto molto importante, perché il Signore sta mostrando come possiamo scampare quelle dimensioni di inferno,
con dimensioni della morte. God is teaching us today how we can escape the realm of death and hell. Because that place where there is weeping and gnashing of teeth, it represents a place where there is no knowledge of God. It represents outer darkness where men are cast into in the translation. And quel posto dove c'è, you know, stretto di denti, dove c'è tormento, rappresenta inferno, la dimensione dove gli uomini sono allontanati dalla vita di Dio. È quell'esperienza in cui Adamo è entrato, è nelle tenebre. Quando sei nelle tenebre, non vedi se stesso, non conosci se stesso. When you are in the dark, you cannot see yourself. When you are in the dark, you will grow up in darkness, not knowing that you are a king. Not knowing that you are a king, that you are the king of glory. Hallelujah. Amen. Praise God. This thing is spontaneous. The wicked man hid his talent underneath the earth. What earth? Flesh. It's the flesh. Quel uomo cattivo, quel servo inutile. Sai cosa ha fatto? Ha nascosto quel talento sotto la terra. Ma quale terra? Sta parlando della carne. Sta parlando della carne. Su questo sono quelli che camminano nella carne. Alleluia. Amen. These are those who neglect the spirit and walk in the flesh. Praise God. Amen. And when you do that, you end up in outer darkness. That is why you are crying, God, why are you forsaking me? And you don't know God is there with you. Yes. E per questo motivo, gente sono nelle tenebre. Gridano, giorno e notte, Dio perché mi ha abbandonato? Non sapendo che Dio è sempre presente. Mm-hmm. When your eyes are open, you will discover that you are always in God. Amen. And God never left you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Quando svegli, scoprirete che siete sempre in Dio. Non è stato mai cambiato, ma eravamo avvolti nelle tenebre. We were covered in darkness. That is what they call outer darkness. Hallelujah. Amen. But we have to stir up the gift, activate the gift in us. See, it starts by meditating on the word, spending time in meditation. Hallelujah. In prayers. Hallelujah. In worship. Next week we'll talk about prayers and fasting. What those things mean? Amen. Amen. Because I've known people who have fasted for 40 years. 40 days, and when they came out, they became greater devils. Hallelujah. La settimana prossima parleremo di cosa vuol dire digiuno e preghiera. Perché io ho conosciuto le persone, tante persone che hanno fatto digiuno per 10-40 giorni, e quando sono tornati sono diventati peggio. Hallelujah. Perché c'è qualcosa che è mancante lì. Loro non hanno la chiave. Alleluia. Amen. Chi può digiunare senza la conoscenza è un perdita di tempo. Yes. Alleluia. Amen. E tu sarai arrabbiato, tu diventerai arrabbiato nero quando vedi uno che non digiuna, che sta proprio sprofferando in Dio. You become very angry when you see somebody who doesn't fast. Who fasts once a day? You see walking in great power and glory, and you'll be there sweating. Hallelujah. Praise God. So we must activate the gift in us. Learn to walk as sons of God in this generation. Amen. Amen. This, now you start. Il momento è arrivato per camminare da figli di Dio in questa generazione. Non domani. Oggi. Adesso, mentre ascoltiamo la voce. Amen. Hallelujah. La vita è bellissima. Hallelujah. Life is sweet and beautiful. Life is what? Sweet and beautiful. Hallelujah. Praise God. Amen. To see, to find that sweet spot, we must loosen ourselves. Praise God. Loosen ourselves. And God will take us on that path. Per trovare quel punto, quel posto di gioia e pace.
dobbiamo, diciamo, lasciare perdere tutti per ravvivare quel dono che è in noi. That is the talent. The talent is the Christ in you. It's the measure of faith that God has given everybody. That is the God in you. That is the Father in you. To know yourself the way you are known of God is to know God. Amen. Praise God. Greater is He that is in you than He that is in the world. We suffer many things because we have not known the mystery of who I am. Yes. See, we suffer many things and we go through a lot of pain and a lot of sorrow because of ignorance. But thank God because the light is shining. Amen. Can you come ready? Thank God because we want the light is shining. Grazie. Perché la luce sta risplendendo. Hallelujah. Il Signore sta comandando la luce. Hallelujah. Sia la luce nel cuore del suo popolo. Hallelujah. Sia la luce nei figli di Dio oggi. Hallelujah. Hallelujah. Quel talento da oggi cominciamo a ravvivare quel talento in noi. Amen. Ravvivare quel dono di Dio in noi. Amen. Affinché camminiamo nel baldanza, nel potere, nel gloria. Hallelujah. Thank you, Lord. The hour has come. Hallelujah. L'ora è venuto. Hallelujah. Per il regnare nella vita. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. Hello. Hallelujah. The Lord showed me a tip of a mountain top. Very high. Then first of all, I saw the wings like an eagle on top of the mountain. Then on top of the mountain, there was a bridge on top of the mountain that you can use to climb up, coming down, and climbing up. That was what the Lord showed to me this hour. Praise the Lord. Hallelujah. Lei ha visto un monte, un altissimo monte. E sopra questo monte ha visto le ali di un'aquila. Hallelujah. Anche lei ha visto dei ponti per arrivare a quel altissimo punto del monte. Del quel vertice. Hallelujah. Del monte. Hallelujah. Il Signore sta parlando del quel posto in cui stiamo radunando oggi. Chi salirà al monte del Signore? Chi salirà al monte Sion? Il posto della benedizione. Alleluia. Questo è la nostra eredità per sempre. Questo è il posto del regno di Dio. Gloria al Signore. Alleluia. 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 That mountain top is a peak called Mount Zion. Who will ascend God's holy mountain? Who will stand in God's holy place? It's the place that God has commanded what the blessing. Hallelujah. And you know the blessing? The blessing is the Lord Himself. Hallelujah! Hallelujah! Yes. Amen. Because if you have God, all things are possible. Father, thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Conosci il dono, la benedizione di Dio. La benedizione di Dio è Dio stesso. Perché quando noi abbiamo il Padre, abbiamo tutte le cose. E possiamo regnare nella vita. Alleluia. E ringraziamo il Signore per la sua presenza, il suo potere. Alleluia. Amen.